Chi sei, Denzel Washington? Tu di che ti occupi? Sono fisioterapista in un centro di riabilitazione. Sono stato benissimo. Anch'io. La prossima volta andiamo al cinema. Vedi, io vengo da una storia importante. Non sei psicologicamente pronto. Esatto, ma possiamo sempre restare in contatto. Sì, tu sei una donna simpatica. Com'è andata? Dice che potremmo essere grandi amici. Io sono soltanto me stessa. Mai essere te stessa con un uomo se non l'hai sposato da almeno 5 anni. Guarda, è così che ci si veste. Ti avevo detto di vestirti bene. Stiamo andando a una partita. Lo so. La gente è qui per vedere Scott McKnight. Hai incontrato Scott McKnight in un'area di servizio? Non riuscivo ad aprire il serbatoio, ma poi sono arrivata io. Che fai sabato sera? Dimmi che macchina aveva. Dai. Buon compleanno. Scott Morgan. Ciao. Non si diventa la donna di un giocatore di basket per caso. Non c'è limite alla sfortuna per i Nets. Ti ho già rimediato una fisioterapista. Pare che sia una che fa miracoli. Così va meglio. So riconoscere una malintenzionata e lei lo è. Il suo futuro come giocatore di pallacanestro è interamente nelle mie mani. Pensi di potermi rimettere in sesto? Certo, ma per un po' mi odierai a morte. In giro si dice che i Nets non ti rinnoveranno il contratto. Non ho la minima intenzione di stare con un ex campione. Te ne vai. Fammi capire, sei impazzita. Ora di alzarsi. Ma che ti prende? Ok, ok. Fermi, telefonata in arrivo da molto lontano. Sì. E quel tiro da metà campo. Voglio un altro biscotto. Niente da fare. Dai, per favore. No, signore. Solo uno. Ciao. Mi dispiace di essermene andata. Dammi un'altra occasione. Dopo quello che ha fatto con te è diventata importante. Ha ricevuto offerte da 5 squadre. Tu scappi da qualcosa. Io non scappo da niente. Ti va una cenetta fuori? Sarà meglio se farcisci il portafogli. Non te la caverai con un'insalata.